Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Motoshop 2000, siamo in via Nazionale Appia per Santa Maria Capua Vetere. Prima, via Orazio 73. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. PMC Moto Store, via Ferrante Imparato, nel complesso Napoli Est. Siamo col gruppo dei piloti del forum vivalamoto.com, come potete vedere dalla maglietta di Mattia. Ciao Mattia. Buonasera. Mattia oggi ha battezzato la nuova CR. Ho inaugurato la moto nuova. Come andate? Non mi sono trovato molto bene, però forse era meglio l'XR. Ah, come tu l'XR salivi in cima all'Everest. Ma... Infatti, questo fango a San Potito... Ci ha messo un po' in crisi. Stato, eh? Sì, ci ha messo un po' in crisi. Tu come ti sei trovato in montagna? Lasciamo perdere, va, abbiamo già ovviamente. Allora, con Santo Paolo, a me piace chiamarlo Santo Paolo perché lui è. Salve. Allora, io ti vedo andare, come dico, io anche io ho la guida ignorante, ma tu ce l'hai guida ancora più ignorante, perché tu apri il gas e vai, vieni. Spacca pietre, mi hanno sempre chiamato così e così vado avanti. Quello che ci mette in crisi è un po' il fettucciato, eh? Infatti, non è il mio forte. Ci dobbiamo allenare un po' tutta la squadra, vero ragazzi? Un po' tutta la squadra, e andiamo di qua, perché Peppino oggi però io insomma ti ho visto che barcamenavi bene. Mica tanto bene, insomma, i tempi, le classifiche lo dimostrano. Diciamo che finché era asciutto si poteva anche fare, sia nel fettucciato che in montagna, no Franco? Certo, sì. Sì, poi con il bagnato comunque non c'era grip a terra, quindi bisognava dosare bene la manetta. Ho visto un po' di frizioni che fumavano ogni tanto, vabbè, anche la mia, soprattutto la mia. Va bene ragazzi, vogliamo fare un in bocca al lupo a questo Alex De Laurentiis, che certo. Questo ginocchio per una che buona cosa? convalescenza. Ah, però oggi mi sono divertito, vi ho visti da fuori ed è stato bello guardarvi e incitarvi un po' con tutto quanto il gruppo. Ho visto Franco che veramente si comporta bene, l'effettucciato, devo dire la verità. È il vostro pilota, la perla. No, no, veramente è stato bello e divertente. Mi dispiace un po' per Lello che... Però si è divertito, penso, dai, alla fine. L'importante è divertirsi finché era asciutto e non pioveva. I primi due giri siamo andati benissimo tutti quanti, perché eravamo insieme alla fine. Ci siamo ritrovati... Poi è cominciato a piovere. Quando si è inumidito troppo il fondo, essendoci sotto le pietre, essendo molto duro, si scivolava veramente troppo. Il fettucciato sembrava che galleggiavi. È vero, sì. Grip niente, nulla. Con Nicola Della Rossa. Allora Nicola, tu sei vicepresidente del Motoclub SPS? Sì. Perché so che il presidente è tua moglie? Sì, perfettamente. È una bella cosa questa. È una passione che... Più comune. Sì, e con tutti gli amici e abbiamo fatto questo motoclub che non fa parte di nessun... cioè il rivenditore, è una passione che ci accomuna tutti quanti, organizziamo la gara con molto entusiasmo. Ecco, parliamo un po' della gara, noi abbiamo finito, purtroppo io per la terza volta mi sono dovuto ritirare, Nicola, però devo dire la verità, era molto bella il trasferimento in montagna, purtroppo con la pioggia incessante, sta ancora piovendo, era diventato un po' argilloso e il primo salitone non ce l'ho fatta, è troppo, sono tornato indietro. Vabbè, però era un po' difficile con la pioggia, infatti anche noi ci siamo un attimo, ci siamo dovuti impegnare per salire, però è stato bello, se non pioveva ti divertivi tu, sì. Divertivamo tutti quanti, però è stata bella, spero per me che io ho organizzato con tutti i miei amici, è stata bella. No, devo dire anche la speciale, era molto tecnica, veloce. A un certo punto era misto, insomma veramente venivano fuori tutte le doti tecniche dei piloti. Sì, veniva fuori il pilota, diciamo, chi riusciva a guidare nel veloce, nel misto,
abbiamo fatto quello che potevamo fare, cioè più di così non sappiamo fare, cioè, ci siamo impegnati, purtroppo il tempo non ci ha accompagnati, però è stato, spero che si sono divertiti tutti. L'enduro è anche questo alla fine, no? Sì, sì, fango, pioggia, sole, ieri c'erano 35 gradi, oggi guarda qua. Oggi piove. Vabbè, togliamoci da sotto all'acqua. Grazie. Allora, io ti ringrazio, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a voi, ci vediamo il prossimo anno, sicuramente ci impegneremo di più con il tempo, non con la speciale, con il tempo. Speriamo bene. Ed è arrivato il momento più importante della giornata, avete visto? Dove adesso riusciamo ad avere dei risultati concreti? Quali abbiamo sicuramente i risultati, adesso i ragazzi ci stanno preparando, insomma, che poi dopo una giornata come questa. Sì, ormai siamo nelle battute conclusive della giornata, quarto campionato enduro, la pioggia continua a scendere, purtroppo. Ricordiamo che insomma ce la stavamo quasi facendo, poi la pioggia ha reso molto scivoloso il trasferimento in montagna. Vabbè, non hai avuto il tuo... Sono caduto più volte, ho preso una botta alla manina. Alla testa? No, quella col casco e... No, però talmente delle volte che sono caduto per salire quel salitone col fango che... Vabbè, diciamo, sai, no? Che oggi il problema è che non hai avuto il tuo compagno di merenda che ti aiutava. Torna presto. Tornerò presto per te, dai. Va vediamo bene, la prossima quella. Gara di... Sì, del campionato campano enduro ci sarà dopo l'estate, quindi noi ci fermiamo qua con i nostri speciali. Possiamo allenare un poco ad ottobre, saremo carichi. Faremo vedere un po' di allenamenti nel frattempo e settimana prossima invece torniamo in studio con Starbucks numero 356. Alla prossima! Ciao, alla prossima!